Risarcimenti alluvione, pressing di Biffoni su Regione e Governo e Confindustria boccia la proroga di 20 giorni dei tributi. Sanità, nell'area del vecchio ospedale nascerà la nuova casa di comunità Misericordia e Dolce. Dal pane al tessile, il peso del caro vita, se ne parla stasera nella puntata di Impresa e Territorio. Dopo il rinvio del concerto inaugurale a causa dell'alluvione, domani parte la nuova stagione della Camerata. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. Torniamo a parlare in apertura dei ristori post-alluvione a cittadini e imprese. Al momento gli indennizi latitano, per questo il sindaco Matteo Biffoni sollecita Regione e Governo ad agire con interventi in tempi certi e brevi, dicendosi pronto anche ad andare a Roma per chiedere attenzione. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Prima il presidente della provincia e sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che ieri ha chiesto indennizzi e ristori adeguati per la ripartenza delle imprese. Oggi il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che a 27 giorni dall'alluvione ha ribadito ancora una volta la necessità che Regione e soprattutto Governo diano risposte in tempi certi e possibilmente brevi a cittadini ed imprese che hanno subito danni. Non abbiamo notizie al momento di stanziamenti né di tempi. Abbiamo bisogno di quei rimborsi, ma abbiamo bisogno di certezze, di sapere quando e come. E mi sembra invece che la questione è passata all'emergenza mediatica e l'adrenalina da acqua e fango si stia spengendo, cosa che non deve essere perché sta soffrendo il distretto tessile più importante d'Europa e stanno soffrendo centinaia e centinaia di persone che hanno le case devastate. Io chiedo che ci sia un impegno serio da parte del governo, chiedo ai nostri parlamentari, soprattutto gli di maggioranza, di darci una mano, di insistere perché ci sia una allocazione di risorse immediate verso tutti noi, sui ristori alle persone, alle famiglie, diciamo, e alle aziende. Aspettiamo l'intervento immediato del governo, della regione, di chiunque ci porti le risorse, ma così non si può andare avanti. Questo silenzio, questa coltre, diciamo, di polvere si sta posando su questo dramma, non è accettabile, non è tollerabile. Io mi sono dato una scadenza, aspetto ancora e poi diciamo, dalla prossima settimana inizio ad andare a Roma e chiedo a tutti formalmente di impegnarsi su quanto, ma soprattutto su quando arriveranno queste risorse. Nel frattempo il Comune ha già stanziato 1 milione di euro per il ripristino dei danni alla parte pubblica e probabilmente ne serviranno altrettanti per completare gli interventi. È stato quantificato in circa 8 milioni invece il danno subito dall'ospedale a causa dell'alluvione. Qualcuno dovrebbe prendersi le responsabilità di quanto accaduto e dire che è stato un errore costruire un presidio così importante come l'ospedale in una zona a forte rischio alluvione senza prima o contemporaneamente costruire la cassa di espansione. Si sarebbe potuto evitare questo disastro che ha causato milioni di danni e comportato tanti disagi per i pazienti. Ha attonato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Carmine Maioriello. E a proposito degli interventi del governo a sostegno delle imprese, la deputata pratese di Forza Italia, Erika Mazzetti, fa sapere che con un emendamento alla finanziaria già bollinato, il governo ha individuato lo strumento per sbloccare quanto prima gli aiuti per le imprese dell'export, incluse quelle facenti parte della filiera. Come illustrato dal vice premier Antonio Tajani nell'incontro in comune a Prato, il governo stanzia 100 milioni a fondo perduto per le imprese che hanno il 3% di export nel fatturato e 200 di prestiti agevolati. Prorogate di 20 giorni le scadenze per i versamenti tributari delle aziende alluvionate, per Confindustria si tratta di una misura insufficiente e inadeguata. Sentiamo. È arrivata stamattina la notizia, in tarda mattinata, noi siamo rimasti increduli perché effettivamente è una misura senza senso. Veramente forse facevano meglio a non fare nulla, perché spostare una scadenza fiscale di 20 giorni, cioè lo capisce anche un bambino dell'asilo che non serve a nulla per una situazione come quella che si è creata, ovvero aziende devastate dall'alluvione che stanno ancora rimettendo a posto macchinari, pulendo le aziende, togliendo il fango e gli si fa questo decreto che sa un po' di beffa effettivamente. Mi sembra che la politica non abbia capito esattamente cosa è accaduto e non riesce a capire cosa fare, perché un provvedimento di questo genere è veramente insensato. Lo abbiamo già chiesto a chiare note a tutti i politici di qualsiasi colore. Siamo stati 2 volte a Roma insieme al presidente Bigazzi e presidente di Confindustria a Firenze. Abbiamo chiesto che le misure siano sensate, ovvero se si fa uno spostamento lo si faccia almeno di 6 mesi, di 12 mesi, se no non ha senso, e
che vengano mirate alle aziende che hanno effettivamente avuto i danni. Noi avevamo proposto l'autodichiarazione penalmente rilevante fatta dall'imprenditore che ha avuto danni significativi, però a oggi nessuno dei tecnici o dei politici che abbiamo incontrato ha trovato una soluzione per poter permettere a questa soluzione, che sarebbe stata semplice e veloce, di renderla operativa. E sul tema dei versamenti tributari interviene anche Diego Blasi, portavoce della segretaria regionale del PD, secondo il quale gli emendamenti del governo al decreto anticipi offrono una risposta del tutto insufficiente e offensiva. Davanti a danni stimati dall'IRPET pari ad 1,3 miliardi di euro per le imprese toscane, il governo propone la proroga al 20 dicembre dei termini per i versamenti di contributi e tributi, che sposta il termine ad una data solo di pochi giorni successiva all'entrata in vigore del decreto, afferma Blasi, che parla di beffa dopo il danno. Ed è atteso per domani un peggioramento meteo con piogge più frequenti e abbondanti sulle zone settentrionali. Per l'area dei bacini del Bisenzio e Ombrone Pistoiese, la sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso infatti un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle 8 alla mezzanotte di giovedì, e un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo principale per tutta la giornata di giovedì. A Montemurlo domani chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Chiudiamo adesso la pagina dedicata all'alluvione, parliamo invece di sanità. Entro il 31 marzo 2026 Prato potrà contare sulla nuova casa di comunità Misericordia e Dolce. La struttura di prossimità territoriale nascerà nell'area del vecchio ospedale. Vediamo allora cosa ci sarà al suo interno. Nascerà qui, nella palazzina dell'ex anatomia patologica, la nuova casa di comunità Misericordia e Dolce di Prato. Sono partiti in queste ore i lavori che entro il 31 marzo 2026 porteranno all'apertura di un nuovo polo della sanità territoriale, finanziato con 6 milioni e mezzo di euro di risorse del PNRR. 1.800 metri quadri di servizi ricavati grazie alla riqualificazione della vecchia struttura, ormai fatiscente. Qui i cittadini potranno trovare intanto i medici di medicina generale, perché il modello delle case della salute, così come abbiamo fatto a Prato Centro Est e così come abbiamo fatto anche a Vernio, prevede la presenza dei medici di medicina generale insieme agli specialisti, insieme agli infermieri, agli assistenti sociali e appunto a tutti i medici specialistici, ortopedico, cardiologo, pneumologo, gastroenterologo, che insieme ai medici di medicina generale si prenderanno carico dei pazienti. Chi potrà beneficiare di più di questo nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale sono proprio i pazienti fragili. Questo è una grande opportunità per il territorio di Prato, l'abbiamo già sperimentato appunto a Prato Centro Est, dove abbiamo 17 medici di medicina generale, e a Vernio, dove abbiamo 5 medici di medicina generale, e vediamo che i cittadini apprezzano molto questo nuovo modello. Con i cantieri varieranno anche le modalità di accesso e i percorsi degli automezzi all'interno dell'area. Gli ingressi carrabili saranno da via Cavour 87 e da via della Misericordia. I varchi dovranno essere utilizzati anche per le manovre di uscita e vi potranno transitare solo mezzi autorizzati, tra cui persone disabili, mezzi del volontariato e ambulanze. La Casa di Comunità Misericordia e Dolce è una delle 5 strutture di prossimità che nasceranno nei prossimi anni sul territorio provinciale pratese. Entro la fine del 2023 partirà infatti la costruzione ex novo della Casa di Comunità di Montemurlo e di quelle di Vaiano e Poggio a Caiano, entrambe frutto dell'ampliamento degli attuali distretti. In corso anche le procedure per la realizzazione della Casa di Comunità di San Paolo, finanziata in questo caso non con fondi PNRR, ma con risorse ex articolo 20. Intanto, dopo lo stop imposto dall'alluvione, sono ripartite le operazioni anche nell'area del Santo Stefano per la costruzione della nuova palazzina da oltre 100 posti letto. Quindi l'obiettivo di raggiungere il 2026 come anche con la palazzina dell'ospedale come quadro definito è assolutamente a portata di mano. Noi l'aspettiamo con ansia, come aspettiamo con ansia la ristrutturazione complessiva del pronto soccorso, che dovrebbe seguire la stessa tempistica. Quasi 3.000 firme per chiedere di migliorare il servizio sanitario nazionale. La petizione di SPI CGIL è consegnata al sindaco Biffoni.
PI e CGIL Toscana hanno lanciato la campagna 100.000 firme per migliorare e salvare il Servizio Sanitario Nazionale, in appoggio al progetto di legge regionale sul sostegno finanziario del Sistema Sanitario Nazionale. Oggi le oltre 2.800 firme raccolte a Prato sono state consegnate al sindaco Matteo Biffoni, in attesa di essere poi consegnate lunedì in regione. La giunta regionale della Toscana ha approvato a fine agosto un progetto di legge da inviare alle Camere che chiede un incremento del Fondo Sanitario Nazionale di circa 4 miliardi l'anno per garantire risorse stabili al Servizio Sanitario Universalistico. Con la proposta di legge prevede di portare al 7,5% del PIL il finanziamento annuale. Si prevede anche il superamento dei vincoli di spesa per il personale del Sistema Sanitario Nazionale e del limite che riguarda il trattamento accessorio. SPI e CGIL Toscana auspicano inoltre la riduzione delle liste di attesa per un equo accesso alle cure, il superamento dell'emergenza relativa alla carenza di medici di famiglia nelle aree interne, un ripensamento del ruolo delle RSA per una nuova politica sulla non autosufficienza. Riteniamo che la sanità è una delle cose fondamentali, perché cura, la sanità deve curare le persone a partire dai più bisognosi, perché molte persone possono andare al privato. La stragrande maggioranza dei pensionati che prende sotto gli 800 euro ha bisogno di una sanità pubblica e universale, e quindi noi facciamo una battaglia perché la sanità deve essere finanziata con almeno il 7,5% dei PIL, attualmente siamo a 6,4, e con questi rapporti siamo uno dei paesi d'Europa che investe meno in sanità. La cronaca: un pedone è stato investito sulle strisce pedonali in via Marco Roncioni da uno scooter. L'incidente è avvenuto alle 8.30 di questa mattina. A bordo del veicolo c'era un 36enne italiano che procedeva in direzione centro e che, per cause ancora da chiarire, ha travolto il pedone una donna di nazionalità cinese di 49 anni. Quest'ultima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano in codice rosso in seguito a politrauma. Era cosciente al momento dell'intervento. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Prato, che si sta occupando dell'attività di indagine al fine della ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Si sono concluse in serata le operazioni di recupero di due studentesse straniere che nel pomeriggio di oggi hanno perso l'orientamento mentre si trovavano nella zona della Calvana. I vigili del fuoco, insieme a Soccorso Alpino e 118, hanno immediatamente attivato un punto d'incontro in via dei Bifolchi a Prato, riuscendo a individuare, grazie alle tecnologie di positioning, l'esatta collocazione delle giovani ragazze. Le studentesse sono state ritrovate in località Croce della Retaia, fortunatamente in buone condizioni, prelevate in elicottero e trasportate in ospedale per i doverosi accertamenti. Puntata dedicata all'impatto dell'inflazione sul caro vita stasera a Impresa e Territorio, il quindicinale realizzato in collaborazione tra Confartigianato Imprese Prato e la nostra emittente. Dal pane al tessile, il peso del caro vita, questo è il titolo della trasmissione di cui vediamo un'anticipazione. Quanto influisce l'inflazione sul prezzo del pane? Allora, innanzitutto bisogna fare, diciamo così, bisogna buttare uno sguardo sul passato, in cui abbiamo avuto delle spese energetiche fuori da ogni misura, frutto di una speculazione bieca, diciamo così. E inoltre avevamo dei prezzi della farina che erano andati da 50 euro a 68 euro il quintale. Sono stati dei momenti particolarmente difficili. Poi tutto queste bolle speculative hanno alimentato l'inflazione. Però la nostra azienda, come altre aziende della provincia di Prato, hanno mantenuto i prezzi del pane. Quanto è rincarata la spesa di una famiglia media? Purtroppo è rincarata, le percentuali precise non le so, però purtroppo la spesa è rincarata negli ultimi anni. È dovuta dal costo dell'energia, che si sta calando, però non siamo neanche ancora ritornati e penso che non si torni ai prezzi, diciamo, pre-Covid. E anche, secondo me, fa per la maggiore anche il rincaro tanto della benzina. Ciao Luca, ciao. Come va? Dai, un momento un po' particolare. Senti, com'è la situazione? Allora, il momento si sa tutti quello che è. Si viene da un periodo piuttosto delicato in cui non eravamo stati abituati a queste situazioni. In effetti nessuno mai si poteva immaginare che dopo 2 anni lavorati a gonfie vele
post-Covid, nonostante, come tu hai detto bene te, i costi in qualche maniera ci hanno, insomma, si sono raddoppiati. Ecco, ritrovarsi quasi in 3, 4, 5 mesi a quasi un fermo della produzione. La Procura di Firenze ha visto accogliere dal giudice per le indagini preliminari dopo 7 anni la domanda di archiviazione del procedimento penale che coinvolse 33 dipendenti ed ex dipendenti di Alia, alcuni dei quali con qualifica di dirigenti e amministratori, ai quali era stata contestata a vario titolo la commissione di alcuni reati ambientali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, con particolare riferimento alla gestione degli impianti. L'inchiesta si è conclusa con un decreto di archiviazione e con il pagamento di alcune oblazioni. L'inchiesta partì nel 2016 per presunti illeciti compiuti nel ciclo dei rifiuti nell'area di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli. Vennero coinvolti dirigenti e funzionari della partecipata pubblica, più gestori e manager di aziende esterne. Voltiamo pagina, la Galleria d'Arte Moderna di Roma organizza una mostra omaggio per gli artisti che hanno determinato la nascita del Gruppo 70, un sodalizio artistico che si fece interprete in ambito italiano del movimento internazionale chiamato Poesia Visiva. La maggior parte delle opere in esposizione provengono dall'archivio di Carlo Palli. La mostra è visitabile dal 1 dicembre al 5 maggio 2024 e domani è in programma l'anteprima. Questo gruppo nacque a Firenze nel 1963 e avveniristicamente fu chiamato Gruppo 70. Quest'anno ricorre il 60° anniversario della nascita di questo gruppo e allora la GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale, ha deciso di rendere omaggio a questo gruppo esponendo la mia collezione di poesia visiva. Le opere in mostra saranno 48 e sono ripartite fra i 7 artisti poeti visivi che facevano parte del gruppo 70, che sono Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti, Luciano Ori, Lucia Marcucci, Ketty La Rocca, Michele Perfetti e Roberto Malcuori. La mostra si protrarrà fino al 5 di maggio del 2024. Si è spento all'età di 84 anni Dante Bisori, figlio maggiore del senatore Guido Bisori. Molto attivo e noto nel mondo cattolico e per l'impegno a favore degli altri, è stato promotore del corso di italiano per extracomunitari aperto nella parrocchia di San Bartolomeo. Il funerale sarà celebrato venerdì alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria della Pietà. Dopo il rinvio del concerto inaugurale a causa dell'alluvione, domani al Politeama si inaugura la stagione concertistica della Camerata. Allora il direttore Alberto Battisti ci illustra il programma. Avremmo dovuto inaugurare, come sapete, con un concerto di Antie Vaitas all'inizio di novembre, ma è stato rimandato al 13 marzo per le note vicende meteorologiche. E quindi il concerto del 30 novembre con Jakov Zatz, violista illustre, che è anche direttore in questo concerto, sarà la nostra vera inaugurazione. Vi invitiamo a provare il piacere della scoperta di un repertorio, quello della viola in particolare, che è impaginato in questo concerto. Impaginato pensando anche alle situazioni di guerra che stanno funestando il mondo, perché abbiamo una suite ucraina di Quincy Porter in programma, abbiamo la musica di Compianto Funebre di Hindemith, un pezzo meravigliosamente toccante di questo compositore del Novecento, e poi abbiamo pagine di Grieg, pagine di Schnittke e pagine di Max Reger, una vera e propria serie di rarità musicali che ci permettono di entrare in un rapporto di meravigliosa intimità con la viola, questo strumento così trascurato, che invece noi vogliamo proporvi come elemento guida di questo programma. Eccoci arrivati al momento della nostra agenda con tutti i programmi, con tutti gli appuntamenti in programma. Allora guardiamo. Domani alle 17.30 alla Biblioteca Roncioniana, Dannati alle Terme, possibili ispirazioni geologiche di Dante nell'immaginare l'inferno. Conversazione di Antonio Raschi, agronomo ed ex direttore dell'Istituto di Biometeorologia.
Alle 18.30 nella sala cinema del Centro Pecci, Enrica Tesio, I sorrisi non fanno rumore, prosegue la rassegna Centro Pecci Books con un nuovo incontro in esclusiva e una novità editoriale in libreria. Dalle 16.30 alle 18.30 ad Officina WeMeet, nella corte interna del Parco Prato, in via delle Pleiadi di 37, quattro incontri dedicati agli studenti di seconda e terza media per scegliere la scuola superiore. Domani presentazione del liceo scientifico e linguistico Carlo Livi e del liceo classico, scientifico, scientifico internazionale, scientifico scienze applicate ed europeo del convitto nazionale Cicognini. Alle 21.30 al Museo di Scienze Planetarie, il pianeta Terra, una grande storia di astronomia, serata a cura dell'associazione Quasar. Alle 21 al Teatro Politeama Pratese, il piacere della scoperta, concerto della Camerata Strumentale di Prato, diretta da Jakov Zatz. Alle 21 al Garibaldi 1020, concerto della band The Aristocrats. Alle ore 17 all'Istituto Bartolini di Vaiano, fare storia con i mattoncini, la Brick History, teorie e metodi. Incontro con i docenti della scuola per mostrare come la storia possa essere narrata e compresa attraverso un progetto innovativo. L'evento è promosso dalla Fondazione CDSE in collaborazione con i comuni della Val di Bisenzio. E da domani a domenica 3 dicembre alle 20.45 nei giorni feriali, alle 19.30 al sabato e alle 16.30 la domenica, al Teatro Metastasio, Alessandro Vergonzoni, quattro sere al Metastasio, progetto speciale che vede l'eclettico attore, scrittore e drammaturgo, comico e artista visivo, protagonista di quattro serate straordinarie. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio Lamma. A seguire, Impresa e Territorio, il nuovo format realizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Prato, questa settimana dedicata al Caro Vita. Alle 21.20 invece la trasmissione di ciclismo Velò. Il nostro TG torna domani alle 13.45, grazie per averci seguito e una buona serata sulla nostra rete. Arrivederci. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Toscania offre soluzioni per aziende e privati, pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai 20 anni l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Toscania, la qualità del pulito. Salve, una buona serata, ben ritrovati con l'appuntamento meteo offerto dal Consorzio Lamma. Le immagini alle mie spalle mostrano la situazione sinottica a scala europea che sembra destinata a essere nei prossimi giorni dominata dalla presenza di una ampia circolazione depressionaria sul continente che favorirà un flusso di correnti atlantiche che interesserà anche la nostra regione, dove sono attese piogge anche insistenti ma soprattutto sui rilievi settentrionali. Andiamo a vedere la grafica per quello che ci riguarda, quindi la nostra regione nella giornata di domani. Cielo in prevalenza molto nuvoloso coperto con piogge anche insistenti ma concentrate principalmente sui settori settentrionali, soprattutto a ridosso dei rilievi appenninici. Venti
lo vedete sostenuti meridionali di Libeccio o di Scirocco, con mari molto mossi, le temperature in aumento, le minime con valori generalmente compresi tra i 5 e i 10 gradi al mattino. Nel pomeriggio cambia poco, ancora un pomeriggio prevalentemente con cielo molto nuvoloso coperto, ma con le piogge che tenderanno a interessare soprattutto i settori appenninici, piogge deboli sulle pianure settentrionali e altrove, deboli piogge o piovigini, temperature nonostante la copertura nuvolosa decisamente molto miti, 13-19 gradi le massime. Andiamo a dare uno sguardo alla giornata, venerdì non cambierà molto, saremo ancora sotto l'influenza di questo flusso atlantico molto mite che porterà piogge insistenti sulle province di Lucca e Massa Carrara, in particolar modo sui rilievi delle Apuane e dell'Appennino lucchese e massese, altrove un cielo nuvoloso o velato con piogge solo a carattere occasionale, permane una circolazione di venti sostenuti meridionali con mari molto mossi e le temperature decisamente elevate e miti per il periodo, lo vedete, le minime tra i 12 e i 15 gradi, le massime addirittura sulle zone costiere meridionali potranno raggiungere anche i 20 gradi nel pomeriggio di venerdì. Bene, con questo direi che è tutto, vi saluto, vi auguro una buona serata.